Ti adoro con tutto il cuore, invoco il nome tuo, immerso nel tuo amore, Dio santo re dei re. Son qui davanti a te, contemplo la tua maestà, la luce del tuo amore che vive dentro me. Ti prego Gesù, guarisci il mio cuore, perdona tuo figlio, a te tornerà. Ed ora ai tuoi piedi mi voglio prostrare e nelle tue mani la vita offrire, a te che sei Padre e Re, a te che sei Padre e Re. Ed ora, oh mio Signore, ti prego lavami, purifica il mio cuore, sangue col tuo amore. Agnello mio Salvatore, ti offro quel che ho, trasformalo per te. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni. E osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: Bene, ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, affrontiamo la 22ª domenica del tempo ordinario e la Chiesa propone il capitolo 7 del Vangelo di Marco. Quando tu, così hai modo, io ti consiglierei percorrerlo, ecco, con una veduta d'insieme il capitolo 7, vedrai che ha al centro una parola che Marco subito anche traduce, ed è la parola effatà, che tra l'altro Chiesa usa anche nel rito del battesimo: apriti, apriti. Detta da Gesù. Non ti dico nient'altro, vai a vedere il capitolo 7. Il cuore è quello, effatà, che è la parola che il Signore Gesù dirà sempre ad ogni uomo fino alla fine del mondo: apriti, apriti. Fratelli e sorelle, è parola che indica un interno che si apre a Dio, l'interiorità dell'uomo che si apre a Dio. Perché ti dico questo? Perché Marco
intreccia il capitolo 7 su questo binomio esterno-interno. Inizio capitolo 7. Si riunirono, attenzione, attorno a Gesù. Attenzione a Marco, perché Marco, quando lo leggi, come dire, devi notare quegli accenni spazio-temporali. Attenzione qui come ci si siede, attenzione, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, punto. Quindi, se si riuniscono attorno a Gesù, significa che Gesù è al centro. Attenzione, questo Marco lo dice per dare una postura spirituale. Gesù al centro. Punto. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli, tra l'altro non tutti, quindi farisei e alcuni scribi, pur avendo Gesù al centro, sono molto attenti a coloro che non sono al centro, sono periferici rispetto a Gesù. Attenzione, avendo visto che alcuni, ti dico, non tutti, quindi devi essere molto attento per notare, quindi devi già andare lì, non per Gesù, ma per notare. Attenzione, permettimi, apro e chiudo, andiamo subito al testo, perché, non so se ti è mai capitato, può accadere, puoi aver sentito questa affermazione. Ah, guarda, vedo persone, cioè, che vanno alla messa della notte di Natale solo per guardare come sono vestiti gli altri, chi c'è, chi non c'è. Può accadere di aver sentito una frase del genere, può accadere. Ah, guarda, quello lì, quella lì, guarda, sa sempre tutto di tutto. Può accadere di sentire frasi del genere. Che dicono, fratelli e sorelle? Una postura all'esteriorità. Tendenzialmente, fratelli e sorelle, la postura all'esteriorità e una non cura dell'interiorità fa pian piano scivolare nel giudizio. Il guardare esternamente la propria esteriorità porta a guardare l'esteriorità altrui e porta con sé il giudizio. Questo implica poi un progressivo non lavoro sull'interiorità. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo, attenzione, con mani impure, immonde. Impure, immonde, ha già, porta con sé un giudizio morale. Impuro, immondo, peccatore, sporco. Marco, virgola, nella sua bontà, bellissimo, dice, cioè, non lavate. Bastava dire, non lavate. È carico invece di giudizio morale. Infatti Marco ti aiuta nel comprendere questo eccesso di esteriorità e non cura dell'interiorità, ti aiuta con questi versetti che formano una grande parentesi, una spiegazione. Dice, infatti i farisei e tutti i giudei non prendono cibo se non lavano accuratamente le mani fino al gomito, virgola, attenendosi alla tradizione degli antichi. Torna due volte in discorso diretto, vai a vedere sotto, e osservano altre cose come lavature di bicchieri, di stoviglie, di letti, secondo la tradizione degli antichi. E Marco te lo riporta una terza volta in discorso diretto. Infatti dissero, come mai i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi,
ma prendono cibo con mani impure. Torna tre volte. Quando senti questa espressione, secondo la tradizione degli antichi, nel Vangelo, nella Bibbia in generale, dice un uomo ormai totalmente esteriore, totalmente proteso al giudizio altrui, ormai dimentico dell'interiorità sua. Se vuoi, questo fa il paio, te lo ricordi benissimo, perché guardate la pagliuzza e non vedete la trave. Questo, fratelli e sorelle, questa frase di Gesù, perché guardi la pagliuzza, questa è già una risultanza di una progressiva esteriorità, del voler apparire guardando, quindi andando verso un giudizio che dimentica ormai se stessi. Gesù, bellissimo, grandissima risposta. Bene ha profetato Isaia di voi. Senti Gesù cosa cita del profeta Isaia, bellissimo. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Questo, fratelli e sorelle, consiglio a me, a te, impariamo la memoria, fa molto bene. Oggi direi che è un potentissimo esame di coscienza, bellissimo titolo, dall'esteriorità all'interiorità, cioè alla verità dell'uomo e del rapporto dell'uomo con Dio. Questo popolo mi onora con le labbra, mi dicono parole, ma il loro cuore è lontano da me, punto. Senti questa affermazione, invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Ti sottolineerei quel invano, che, fratelli e sorelle, ha un'accezione rivolta a noi, sì, questo è vero, cioè inutilmente mi rendono culto, perché non lo sentono nel cuore ciò che dicono, è vero, è vero. Questo è vero come interpretazione, però ti sottolineo anche l'altra interpretazione, cioè ex parte Dei, dalla parte di Dio, che torna nella Bibbia. Grideranno a me, ma io non li ascolterò, mi volterò dall'altra parte. Questa è una frase molto triste. Dio dice di non ascoltare più quando grideranno a me, perché sono vuoti. Te la lascio, fratelli e sorelle, penso ci faccia molto bene per farci camminare sempre più, mi raccomando, anche quando viviamo la Santa Messa, anche in televisione, quando preghi, alla tua camera, insomma, quando vivi la tua religiosità. Fondamentale, fratelli e sorelle, non distraiamoci, anche a messa, nella celebrazione, no, non chi c'è, chi non c'è, cosa fa, cosa non fa. Interessante, eh? Questa è una bellissima postura dall'esteriorità all'interiorità. Gesù, seconda parte, capitolo 7, brano che la Chiesa oggi propone. Ecco qui Gesù emerge, direi, come infinito padre spirituale. Infatti esordisce così: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Rare queste parole di Gesù, a sottolineare la necessità che queste parole diventino per noi programma spirituale, ti direi ancor di più esame di coscienza. Ascoltatemi tutti, comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro. Qua, mi permetti, sì, c'è una rilevanza ovviamente su quello che i giudei pensavano cibi puri e impuri, però alzalo un po', fratelli e sorelle, qua entra, se ricordi, Promessi Sposi, Fra Cristoforo, bellissimo, eh? Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, che ovviamente ritrovi, vai ovviamente alla parola di Dio, Paolo a Tito, lettera a Tito, Paolo, capitolo primo,
frase enorme, tutto è puro per i puri. Ah. Fratelli e sorelle, bellissima questa espressione, non c'è nulla fuori di noi che possa intaccare la nostra purezza. Tutte le creature sono pure, a meno che noi si vada a cercare il peccato. Capita qualche volta di sentire, guarda, io mi soffermo, vedo delle cose in televisione o sul computer, sullo smartphone. No, quello no. Se andiamo a cercare il peccato, dato che la lucerna del corpo è l'occhio, se il vostro occhio è chiaro, Gesù, tutto il vostro corpo riposa nella luce. Il peccato non va mai cercato. Questo lo si diceva ai giovani tempo fa, fratelli e sorelle. Questo è il famoso attenti al cane. Quando su un cancello trovi attenti al cane, significa che non scavalcare il cancello. Dice, ma l'ho scavalcato una volta, il cane non c'era. Non scavalcarlo, perché può accadere che scavalcando il cancello dove c'è scritto attenti al cane, il cane ci sia. Peccato non è mai da cercare, attenzione, ma tutte le creature sono pure per chi è puro. E Gesù è dall'interno, cioè dal cuore dell'uomo, che vengono i propositi di male. Due punti, senti Gesù, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malignità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Se sei stato attento, attenta, il numero è 12. Grandissimo. Senti quale maestro spirituale Gesù. Numero 12. Non è a caso questo elenco. Gesù, creatore e conoscitore del cuore dell'uomo, ti elenca in 12, che è numero che dice tutti i popoli. Tutti gli uomini di tutte le epoche, se vuoi conoscere dove l'uomo può cadere, cosa può produrre il suo cuore d'impuro, qui c'è tutto, di tutti gli uomini di tutte le epoche. Quindi qui hai l'esame di coscienza completo, mi permetti, è solo piccolo commento, ce lo diciamo alcune volte, quando senti io non ho rubato e non ho ucciso. Tieni conto, nota, Sì, c'è. Seconda e terza posizione, furti, omicidi, su 12. Fratelli e sorelle, fermiamoci, è bellissimo Gesù, grandissimo. Qui è totalmente esaustivo, hai tutto. Se non cadiamo in tutte queste cose, se pian piano ci affranchiamo, liberiamo da tutte queste cose, santità di vita. Fratelli e sorelle, buon cammino nelle mani di Gesù, grandissimo maestro spirituale, che ci aiuta a passare dall'esteriorità all'interiorità. Buona domenica. Fratelli e sorelle, camminiamo verso la prima domenica del bel mese di settembre dedicato alla Madonna, ma per noi comunità di Villanova, festa di Sant'Isidoro, e allora domenica mattina ci ritroviamo davanti alla chiesa di Sant'Isidoro secondo le norme anti-Covid per la Santa Messa della festa alle ore 10:30. E allora, per intercessione di Maria di Sant'Isidoro, ci benedica Dio che è onnipotente ed è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica. Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato.
sei con me, oh Gesù, accresci la mia fede perché io possa amare con